conto a questa comunità cristiana. E io oggi sono veramente commosso. Sono commosso e voi tutti grati, perché i messaggi di solidarietà, di veramente dispiacere che ho ricevuto su Facebook sono state innumerevoli. E innumerevoli sono state le offerte per restaurare proprio le forze, direi, economiche per restaurare la Madonna. E allora probabilmente la Madonna verrà restaurata gratuitamente. E allora io invito le associazioni che quello che avrebbero dovuto spendere, ciò che avrebbero dovuto spendere, invece di devolverlo per tanta gente che in questo momento direi ha veramente grande necessità. Quindi ancora grazie a tutti voi, grazie per la vostra presenza. Quindi lascio la parola a coloro che si sono resi disponibili subito. Grazie. Io, se mi consentite, non parlo. Comunque, no, se no c'è la questione del politico, per favore, capitemi, lo faccio per sono qua, però, in altra veste. No. Però parla lui che è importante sapere che le istituzioni oggi sono state presenti. Grazie. È importante anche questo, sì. Grazie. Buongiorno a tutti, io parlo a nome della Onlus La Fenice, che è l'Onlus di cui mi onore essere il presidente. Noi sin dal primo momento abbiamo sentito il dovere morale, la necessità materiale di contribuire al restauro di questa statua, che non è solamente un oggetto religioso, è qualcosa che appartiene al nostro patrimonio culturale, al nostro patrimonio morale, ed è un punto di riferimento per i tanti catanzaresi e non solo, che passando da questo viottolo di campagna rivolgono benevolo lo sguardo alla Madonna per cercare conforto e sostegno. Noi non possiamo e non dobbiamo accettare violenze del genere, perché è una violenza al pari di un'auto saltata questa, a mio modo di vedere, sì. Ma dobbiamo stigmatizzare questi gesti, contribuendo subito al ripristino della situazione ante, con forza e vigore. E la nostra associazione, così come tanti altri semplici cittadini che mi hanno contattato, sono pronti a sostenere, se non le spese di questa statua, sicuramente altre operazioni di sostegno a terze persone bisognosi, a bambini, e in questo mondo in cui anche una goccia data è una goccia tolta al mare della necessità. Grazie.